Ciao a tutte e bentornate nel mio canale YouTube. Io sono Laura e nel video tutorial di oggi vi spiego come si realizza questa mattonella infinita con archetti. È una mattonella che può essere utilizzata per tantissime creazioni come coperte, cuscini, borse, centrotavola e tante tante altre cose. È molto semplice da realizzare. Si realizza con un giro di punto a V e un giro di archetti. Vediamo i materiali che servono per la realizzazione della mattonella e poi vi lascio al video tutorial. Buon lavoro! Per la mattonella userò il cotone mercerizzato e il cotone fiocco e uncinetto da 3 mm. Iniziamo dal cerchio magico. Due volte filo così sul dito. Poi blocco. All'interno del cerchio magico bisogna lavorare 8 punti alti separati da una catenella. Lavoro altre 2 catenelle, questo lo considero primo punto alto del giro, più aggiungo una catenella che è la catenella di separazione. Filo su uncinetto, lavoro un altro punto alto. Catenella, di nuovo punto alto. Catenella, punto alto. Comincio a chiudere piano piano il cerchio magico. Catenella, punto alto. E continuo così, punto alto, catenella, punto alto, catenella, fino ad avere 8 punti alti all'interno del cerchio magico. Ho lavorato 8 punti alti separati da una catenella e ora chiudo con un punto bassissimo nella terza catenella. 1, 2, 3. Chiudo e ho finito il giro numero 1. Tiro la codina per chiudere il cerchio magico. Al secondo giro lavoriamo in mezzo ai punti alti dove abbiamo lavorato la catenella e lavoriamo in questo modo. Salto qui nello spazio dove c'è la catenella e faccio un punto basso e metto un segno perché qui devo chiudere il giro. Filo su uncinetto, salto nel prossimo spazio che è questo qui e lavoro 7 punti alti, tutti lavorati nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto nel prossimo spazio, lavoro un punto basso. Filo su uncinetto, nel prossimo spazio di nuovo 7 punti alti. 2, 3, 4, 5. 6 e 7. Così. Poi il prossimo punto, prossimo spazio fra i 2 punti alti, lavoro un punto basso, poi 7 punti alti, poi un punto basso e così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, tolgo il segno e chiudo con un punto. Ho finito di lavorare il giro numero 2, tolgo il segno e chiudo con un punto bassissimo. E ho finito il giro numero 2. Al giro numero 2 ho 4 ventagli. Ogni ventaglio lavorato con 7 punti alti. Iniziamo il giro numero 2. Al giro numero 2 lavoriamo in questo modo. Inizio con 3 catenelle, 2, 3. Questo lo considero primo punto alto del giro più una catenella di separazione.
e all'interno dello stesso punto lavoro un altro punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nello stesso punto, lavoro un punto alto, una catenella e un altro punto alto. Tutto lavorato nello stesso punto. Quindi punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle di separazione, punto alto, catenella, punto alto. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Saltiamo i 7 punti alti, filo su uncinetto, apriamo bene qui e nel punto dove abbiamo lavorato il punto basso, entriamo con l'uncinetto e lavoriamo la stessa cosa che abbiamo lavorato qui. Quindi punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, filo su uncinetto, punto alto, catenella e di nuovo punto alto. Praticamente stiamo lavorando gli angoli della mattonella. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Salto i 7 punti alti e lavoro esattamente come abbiamo lavorato fino adesso, il terzo angolo qui dove c'è il punto basso. Con punto alto, catenella, punto alto, 3 catenelle, 2, 3 e di nuovo punto alto, catenella, punto alto. E ho lavorato il terzo angolo. È uguale faccio per il quarto angolo. Lavoro 5 catenelle e poi lavoro l'angolo esattamente come ho lavorato fino adesso. Ho finito di lavorare il giro e per chiudere faccio in questo modo. 1, 2, quindi 2 catenelle, filo su uncinetto, entro nella terza catenella e lavoro un punto alto. Perché il prossimo giro devo iniziare con un punto basso al centro dell'archetto, questi archetti che abbiamo lavorato. E facendo la chiusura in questo modo sono già in mezzo alle catenelle. Al prossimo giro lavoro un giro con i ventagli, 7 punti alti all'interno di ogni punto a V. Qui metto un segno qui alla base perché qui devo chiudere il giro e questo è molto importante. Quindi mettiamo un segno così sappiamo dove chiudere di preciso. Filo su uncinetto, salto qui nel punto a V, nell'archetto e lavoro 7 punti alti. Punto basso nell'archetto di 3 catenelle, filo su uncinetto all'interno dei due punti alti, questo punto V, punto alto, catenella, punto alto, entro in mezzo e lavoro 7 punti alti. 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultimo 7. Punto basso dove punto basso sopra le catenelle e poi di nuovo devo lavorare il ventaglio
su questo punto a V e un altro ventaglio su questo punto a V. Quindi la cosa molto importante è questa chiusura, così, che la facciamo ogni volta che lavoriamo il giro con il punto a V e catenelle. Quando lavoriamo il giro con i ventagli, chiudiamo con un punto bassissimo, come si chiude in genere. Invece al giro, quando lavoriamo il giro con punto a V e catenelle, facciamo questa chiusura che abbiamo appena fatto con 2 catenelle e un punto alto. E continuo. Sette punti alti. 1, 2, che noi adesso stiamo lavorando gli angoli della mattonella. 4, 5, 6, 7. Dove ho le catenelle, lavoro un punto basso e in mezzo ai 2 punti alti di nuovo 7 punti alti. Lavoro un altro ventaglio. 3, 4, 5, 6 e 7. Dove ho le catenelle lavoro un punto basso e poi di nuovo lavoro 7 punti alti in questo punto a V e 7 in quest'altro punto basso, poi di nuovo un ventaglio e un altro ventaglio e poi chiudiamo il giro. Ho finito di lavorare il giro, tolgo il segno e chiudo con un punto bassissimo. È una cosa così. Al prossimo giro lavoriamo in questo modo. Inizio con 3 catenelle, 2, 3, questo è il primo punto alto del giro, catenella di separazione e nello stesso punto lavoro un altro punto alto. Poi proseguo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto i 7 punti alti e dove ho il punto basso lavoro un punto alto, una catenella, un punto alto, tutto lavorato nello stesso punto di base, che è il punto basso. 3 catenelle, 2, 3, filo su uncinetto, punto alto, catenella, punto alto. E questo è l'angolo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto i 7 punti alti e qui lavoro dove c'è il punto basso, un punto a V, un punto alto, una catenella, un punto alto. Così. Poi di nuovo lavoriamo l'angolo, un punto alto, una catenella, un punto alto, 3 catenelle, punto alto, catenella, punto alto, facendo le 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, per poter saltare i 7 punti alti. E qui l'angolo, un punto alto, catenella, un punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, punto alto, catenella e un altro punto alto. E abbiamo finito di lavorare l'angolo. Di nuovo qui in mezzo
fra i ventagli, di nuovo lavoro un punto a V. Punto alto, catenella, punto alto. Sempre le 5 catenelle per saltare il ventaglio da 7 punti alti. Entro nel punto basso e lavoro un punto a V. Punto alto, catenella e un altro punto alto. 5 catenelle per saltare il ventaglio, 2, 3, 4, 5. Qui ci troviamo di nuovo all'angolo e qui dove c'è il punto basso, di nuovo lavoro esattamente come abbiamo lavorato qui. Quindi salto il ventaglio, questo è il punto basso, punto alto, catenella, punto alto. 3 catenelle e nello stesso punto finisco di lavorare l'angolo con un punto alto, una catenella, un punto alto. E ho lavorato di nuovo l'angolo. 5 catenelle per saltare il ventaglio. Qui siamo sul lato della mattonella in mezzo ai ventagli e lavoro un punto a V, quindi un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Poi di nuovo 5 catenelle, lavoro l'angolo e poi mi preparo per la chiusura del giro. Sono arrivata alla fine del giro. E ora facciamo di nuovo la chiusura con 2 catenelle e un punto alto. 1, 2, filo su uncinetto, entro 1, 2, 3 nella terza catenella e faccio un punto alto. Così mi trovo già in mezzo, sopra l'archetto. Ok. Qui volendo si può fare una catenella oppure si può partire già così e chiudere il giro qui. Infatti io metto il segno qui, nel punto che si è creato con la lavorazione del punto alto. E inizio il giro lavorando i punti, i 7 punti per ogni punto a V. Filo su uncinetto, entro nel punto a V e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ho lavorato il primo ventaglio del giro. Praticamente un giro si lavora con i punti a V e un giro con i ventagli. Punto basso sopra le catenelle e di nuovo lavoro l'angolo con 7 punti alti, un punto basso, 7 punti alti. Quindi due ventagli per ogni angolo. Tre, quattro, cinque, sei e sette. Punto basso e di nuovo 7 punti alti. Quattro, cinque, sei e sette. Poi punto basso sopra le catenelle e lavoriamo in questo modo fino alla fine del giro. Diciamo che questo giro la cosa importante è questo
la chiusura e questo punto dove andremo poi a chiudere il giro. Che come vi dicevo qui, quando noi chiudiamo 2 catenelle punto alto, per iniziare il giro successivo si può iniziare o con una catenella, facendo la catenella oppure senza. Io questa volta non l'ho fatta, quindi chiuderò qui proprio dove c'è la base del punto alto di chiusura. E proseguo a lavorare così, quindi a creare i ventaglietti lavorando 7 punti alti in ogni punto AV e dove abbiamo l'archetto di catenelle un punto basso. Ho finito di lavorare il giro e chiudo con un punto bassissimo qui dove c'è il segno. Abbiamo una cosa così, guardate che carina. Quindi ad ogni giro avremo un punto AV in più e al giro successivo un ventaglio in più. Poi due punti AV in più, poi due ventagli in più. A questo giro un ventaglio per ogni lato della mattonella, al giro successivo diventeranno due per ogni lato. Ora inizio il giro con i punti AV, quindi ho concluso questo giro di punto bassissimo e inizio facendo 3 catenelle, 2, 3, più una di separazione, filo su uncinetto nello stesso punto un altro punto alto. E ho lavorato il primo punto AV del giro. 5 catenelle per saltare il ventaglio, 3. 4, 5, poi di nuovo un punto AV, qui dove c'è il punto basso, un punto alto, una catenella, un punto alto. E in questo modo, come vi dicevo prima, ho due punti AV per ogni lato della mattonella. Ora lavoro l'angolo, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, filo su uncinetto, qui dove c'è il punto basso, lavoro l'angolo, un punto alto, una catenella, un punto alto, quindi un punto AV l'ho lavorato, 3 catenelle di separazione, poi lavoro un altro punto AV nello stesso punto di base. Una catenella e un punto alto. E ho lavorato l'angolo. 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 5. Qui in mezzo ai petali dove c'è il punto basso lavoro un punto AV. Catenella e un altro punto alto. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, per saltare i 7 punti alti. Qui dove c'è il punto basso, di nuovo un punto AV. Quindi su questo lato della mattonella ho due punti AV, poi l'angolo, poi due punti AV su quest'altro, poi l'angolo qui, poi due punti AV, poi l'angolo, due punti AV e poi ci prepariamo per la chiusura. Quindi in questo modo si lavora questo giro. Ho finito il giro con il punto AV e catenelle e chiudo facendo 2 catenelle, filo su uncinetto, entro nella terza catenella e lavoro il punto alto. Quindi questo tipo di chiusura così la facciamo ogni volta che lavoriamo il giro con punto AV e catenelle. E inizio il prossimo giro lavorando il giro con i ventagli, 7 punti alti in ogni punto AV. Filo su uncinetto, qui rimetto il segno.
Salto nel punto AV, nell'archetto, e lavoro 7 punti alti. Tre, quattro, cinque, sei e sette. Sopra l'archetto di catenelle, punto basso, filo su uncinetto nel punto AV, all'interno lavoro 7 punti alti. Quattro, cinque, sei e sette. No, sono entrata. Ecco qui, ero entrata con l'uncinetto sbagliato. E a questo giro abbiamo due ventagli. Perché al giro sotto abbiamo realizzato due punti AV. Proseguo con il punto basso sopra le catenelle, filo su uncinetto e di nuovo lavoro l'angolo. 7 punti alti in ogni punto AV, punto basso dove abbiamo le catenelle e continuiamo così per tutta la mattonella. Lavorare gli archetti all'interno di ogni punto AV. E ripeto, per questo giro la mattonella avrà due ventagli per ogni lato. Ho finito di lavorare anche il giro con i ventagli. Chiudo con un punto bassissimo qui dove c'è il segno. Faccio una catenella e taglio il filo perché io mi fermo qui con la mattonella. In questo modo si lavora e si ingrandisce fino alla dimensione desiderata. Quindi si lavora un giro con ventagli, un giro con punto AV. E si va avanti così. A questo giro abbiamo due ventagli per ogni lato. Al prossimo avremo tre punti AV e successivamente tre ventagli. Poi quattro punti AV, quattro ventagli. E così si va avanti. Una cosa molto importante è quando lavoriamo il giro con i ventagli si chiude con un punto bassissimo. Invece quando lavoriamo il giro con il punto AV si chiude con 2 catenelle e punto alto. Quindi questo è molto importante perché così la lavorazione viene bene. Ora devo solo cucire le codine. E poi la mattonella è pronta. Quindi vado a nascondere la codina e a fissarla sul rovescio della mattonella. Poi si era un attimo impicciato il filo. E con questo ho finito. Posso tagliare. Vado a cucire anche la codina del cerchio magico e poi ho cucito le codine e la mattonella è pronta. Molto carina, è una mattonella molto semplice da realizzare, basta conoscere il punto alto e quindi io la consiglio anche per le principianti, perché va avanti da sola una volta capito il meccanismo, che sono appunto questi due giri che si ripetono sempre, il giro di punto AV e il giro di ventagli. Ricordatevi che per
Piano piano andando avanti la mattonella su ogni lato avrà un punto a V in più e un ventaglio in più. In questo modo quindi si va avanti fino ad arrivare alla misura desiderata. Il video tutorial finisce qui, spero che sia stato di vostro gradimento. Come sempre attendo le vostre opinioni nei commenti. Grazie per avermi seguita e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!